Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione affinché possa comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e cosa e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, 26 aprile 1904, capitolo 36. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata col bambino Gesù in braccio, circondata da varie persone devote, sacerdoti, molte delle quali intente alla vanità, al lusso e alla moda. E pareva che dicevano tra loro quel detto antico: l'abito non fa il monaco. Il benedetto Gesù mi ha detto: diletta mia, o quanto mi sento defraudato della gloria che mi deve la creatura e con tanta sfacciataggine mi nega, e fin dalle persone che si dicono devote.
Io nel sentire ciò ho detto, carino del mio cuore, recitiamo tre gloria patri mettendo l'intenzione di dare tutta quella gloria che deve la creatura alla vostra divinità, così riceverete almeno una riparazione. E lui, sì, recitiamoli. E li abbiamo recitati insieme, poi abbiamo recitato un'Ave Maria mettendo pure l'intenzione di dare alla Regina Madre tutta quella gloria che le devono le creature. Oh, com'era bello pregare col benedetto Gesù. Mi trovavo così bene che ho soggiunto. Diletto mio, quanto vorrei fare la professione di fede nelle vostre mani col recitare insieme con voi il credo. E lui, il credo lo reciterai da tu sola perché a te spetta, non a me. E lo dirai a nome di tutte le creature per darmi più gloria ed onore. Con Dio ho messo le mie mani nelle sue. Ed ho recitato il credo. Dopo ciò il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, pare che mi sento più sollevato ed allontanata quella nube nera dell'ingratitudine umana, specie delle anime devote. Ah, figlia mia, l'azione esterna ha tanta forza di penetrare nell'interno da formare una veste materiale all'anima. E quando il tocco divino la tocca, non lo sentono vivo perché hanno con la veste fangosa investita l'anima. E non sentendo la vivacità della grazia o viene respinta o resta infruttuosa. Oh, quanto è difficile godere piaceri. Vestire di lusso esternamente e disprezzarli internamente. Anzi, succede il contrario, cioè ad amare nell'interno e di godere di ciò che esternamente ci circonda. Figlia mia, considera tu stessa quale ne è il dolore del mio cuore in questi tempi vedere la mia grazia respinta da tanta specie di gente. Mentre tutta la mia consolazione è il soccorrere le creature, e tutta la vita delle creature è l'aiuto divino, e le creature mi respingono indietro il mio soccorso e il mio aiuto. Entra tu a parte del mio dolore e comparisci le mie amarezze. Detto ciò, è scomparso, restando io tutta afflitta per le pene del mio adorabile Gesù. Ebbene, a mio avviso, soffermarsi soltanto su questo capitolo nella meditazione odierna perché gli spunti di meditazione che offre, e a mio avviso molto importanti, sono numerosi. Allora, il problema, la questione che Gesù afferma è questa. Molte persone devote, quindi non sta parlando dei mondani peccatori, e sacerdoti, intente alla vanità, al lusso e alla moda, e consolate, cioè facendo queste cose con la massima nonchalance e indifferenza, consolate, ecco una delle infernali giustificazioni, dal detto l'abito non fa il monaco. E Gesù che spiega quale grande problema per loro costituisce questo. Quanto questo ostacoli la ricezione e la comprensione anche della grazia, e quanto dolore questo dia a Gesù. E tra l'altro smaschera anche l'illusione che l'esteriore, tanto esteriore non ci fa niente interiormente.
Ok, sì, ma tanto sono cose che posso comunque fare o concedermi, tanto non ci sono attaccato. Tutte menzogne. E io spero che a partire da me stesso, ecco, ci lasciamo penetrare profondamente da questa lezione e immediatamente e risolutamente e fermamente, prendendo risoluzione di vita in senso contrario. Allora, i problemi di Gesù: vanità, lusso e moda. Siamo nel 1904. I pastorali di Fatima, qualche anno dopo, avrebbero tuonato a nome della Madonna di fuggire la moda, perché la Chiesa non ha mode, e di stare lontano dal lusso, che sono cose, Gesù lo dice, tutti quanti dovremmo poi interiorizzarlo, non, e dovremmo sentire il cuore anche qui. Quando uno ascolta una meditazione, oppure una cosa che magari può essere nuova come questa, no? Immediatamente comincia a montare una marea di difese. Ma io non sono vanitoso, vanitosa, ma questo non è proprio questo un bene di lusso, questa non è una cosa alla moda, eccetera, eccetera. Non si può. Non si può. Non si può. E non si deve, o meglio, bisogna innanzitutto mettersi nella disposizione di ascoltare, perché l'ascolto è sempre una disposizione fondamentale, perché l'ascolto mi apre alla ricezione di informazioni nuove, di cose nuove, magari di cose, cioè noi la buona fede la sempre concediamo, cioè nel senso la dobbiamo concedere anche a noi stessi. Cioè, magari sto facendo una cosa, mi sto impelagando in un comportamento a cui io magari non do neanche importanza, neanche mi giustifico alle prime voci della coscienza, perché questi dicono l'abito non fa il monaco, perché sentono che c'è qualcosa che non va. Questo processo interiore, che è fondamentalissimo nella vita cristiana, che è imparare ad ascoltare la voce della propria coscienza che parla. E chiunque faccia un po' di introspezione non farà difficoltà, percorrendo un cammino a ritroso, a vedere quando avevi fatto quella cosa che non piace tanto a Gesù, o quel peccato grave che tu pensavi che non fossi niente. Sì, diciamo che fondamentalmente eri in buona fede, però se ti fai attento e ti ripercorri in maniera introspettiva, ricorderai che hai fatto quella cosa. Eri convinto che non ci fosse niente di male col cervello, ma dentro di te qualcosa ti diceva: quella è la voce della coscienza. E quando la coscienza si dice, si suona un piccolo campanellino, noi non dobbiamo immediatamente, come fanno tutti i mortali, attivare il cervello con una montagna di ragionamenti giustificatori del nostro agire. D'accordo? E soprattutto scambiando le virtù con i vizi. Perché attenzione, dietro la vanità molto spesso c'è la pseudo giustificazione del decoro. Il decoro esteriore che è dovuto, d'accordo? Che è una cosa buona. La Madonna aveva un decoro esteriore, per esempio, no? Ma non c'era nessuna vanità in lei. Il lusso è giustificato a volte con il buon gusto, d'accordo? Con l'opportunità per certi aspetti non campata in aria di presentarsi in maniera, ecco, dignitosa dinanzi al prossimo, d'accordo? La moda generalmente viene
non troppo considerata, ma viene sottovalutata, e comincio a vedere che un certo modo di vestire è diffuso, lo faccio pure io, magari anche alla buona, con la buona, come dire, apparente buona ovviamente, no? Con la pseudo giustificazione del sì, ma se io, se tutti stanno concerti, stanno vestiti così, io mi vesto diversamente, tutti se mi guarderanno e sembro che vivo fuori dal mondo, insomma, no? Questi sono i problemi e queste sono parte delle pseudo giustificazioni che vengono alla nostra anima. La vanità è fondamentalmente, la vanità interiore noi sappiamo che è la vanagloria, quindi che è quella di qualcuno che attribuisce a sé il bene che fa e se ne vanta. D'accordo? Questa è una cosa più grave della vanità esteriore. La vanità esteriore consiste appunto nel superare tutto quello che supera, diciamo così, le norme della pulizia e del decoro. Quindi quando uno sta ordinato nella propria persona, un cristiano, qui stiamo parlando di un cristiano, di un figlio di Dio, ordinato, pulito, e diciamo così, dedica alla cura di questo il tempo necessario, niente di più e niente di meno, forse non stiamo nella vanità. D'accordo? Ma se si comincia che si esagera e si è troppo attenti a queste cose, si va oltre, quindi si fanno anche delle cose che non sono strettamente necessarie, sono i famosi talloni d'Achille qua. Adesso non so se fare alcuni esempi concreti che fanno sobbalzare dalla sedia, insomma, ecco. Gli uomini, per esempio, possono avere il problema di non avere tanti capelli. Le donne possono avere i problemi del rapporto con il trucco. I capelli ce l'hanno, ma bisogna vedere di che colore ce l'hanno. Per dire, no? Ci sono tutti quanti i problemi legati all'uso della cosiddetta estetista. D'accordo? È chiaro che queste valutazioni poi vanno fatte anche alla luce delle circostanze, no? La persona che vive nel matrimonio, come dire, entro certi limiti, quindi non esorbitanti, ha il dovere, lo stesso San Paolo, di piacere al marito, quindi non può, come dire, una cosa che per una persona che non è sposata, che bisogna comprendere, potrebbe essere del tutto inutile, e lo è spesso e volentieri, e per una persona sposata potrebbe non esserlo. Qui bisogna imparare a entrare a interrogare bene nel profondo la nostra coscienza, ma interrogarla bene nel profondo, quindi lasciare spazio al silenzio, non rispondere subito giustificandosi ad ogni tipo di problematica. Poi c'è il lusso, cioè gli abiti di lusso, per esempio, no? O i beni in generale di lusso. Può una persona che desidera vivere, per esempio, nella divina volontà, a meno che non si trovi in circostanze, no? Rendono indispensabili certe cose, no? Qui Gesù dice: è difficile godere piaceri, vestire di lusso esternamente e disprezzarli internamente. Ci sono stati casi nel corso della storia della Chiesa, però, tipo i santi re o le sante regine, o situazioni in cui comunque c'erano delle situazioni oggettive di lusso, ma non voluto o ricercato, cioè, ma come dire, in certo modo costretto dallo status di vita. E in quel caso i santi e le sante di turno hanno ricevuto dal Signore la grazia, ecco, è difficile godere piaceri, vestire di lusso esternamente e dispensare internamente, è difficile ma non impossibile. Quindi quando questo dipende non dalle tue libere scelte, ma da situazioni esterne che ti obbligano a stare in un certo modo, amen. Confida nel Signore che ti darà questa grazia, ma quando questo non c'è,
Il lusso noi dobbiamo fuggirlo. Non possiamo. D'accordo? Non possiamo. Non serve, diciamo, fare riferimento ai grandi esempi di povertà evangelica che sta dando Papa Francesco. Non possiamo, un figlio di Dio non vive ordinariamente nel lusso e fugge i beni di lusso. Quindi quando compare una categoria bene di lusso, pensiamo anzitutto al vestiario, alle calzature, eccetera, eccetera, la coscienza deve essere lasciata parlare, senza tappargli subito la bocca con mille scuse. E poi la moda. La Chiesa non ha mode, d'accordo? Quindi i parametri in base a cui io mi vesto non sono quelli che mi impone il mondo e neanche un certo costume, no? Questo vale per tutti, anche per i sacerdoti, dice qui Gesù. Che ci siano delle mode adesso che girino anche nell'ambito, diciamo così, dell'ambiente ecclesiastico, ci sono delle mode, d'accordo? E anche esteriori. Non vanno seguite le mode esteriori, va seguita la sana e santa disciplina ecclesiastica. In base alla sana e santa disciplina ecclesiastica, per esempio, l'abito di un sacerdote è la veste talare, consentita nei luoghi dove la conferenza episcopale ne ha dato il permesso, il clergyman. Ma ci vuole sempre un decoro. Un esempio, insomma, per un sacerdote, le scarpe che porti, le scarpe quelle non sono, come dire, l'abito ecclesiastico, che scarpe so? Punto interrogativo, ammesso che stai in questo modo, no? Se uno sceglie di mettere il clergyman, mette il clergyman, poi te metti sotto, non lo so, i pantaloni d'Armani. Adesso sto facendo un pochettino di. Ecco, quando si fanno gli esempi concreti ci sono sempre i sobbalzi dalle sedie, no? Sarebbe meglio che la coscienza imparasse a fare gli esempi concreti. Però qui bisogna scendere nel concreto, se no rimangono sempre chiacchiere. Ecco. E qui Gesù dice subito dopo: quanto mi sento defraudato della gloria che mi deve la creatura e con tanta sfacciataggine mi nega. E fin dalle persone che si dicono devote. Allora, quali sono i principi? Perché dice così? Perché noi dobbiamo glorificare Dio, dice San Paolo, anche con il nostro corpo. Glorificate Dio nel vostro corpo, si legge chiaramente nelle sue lettere. Glorificare Dio nel nostro corpo non significa soltanto, questa è la prima cosa, la più necessaria, la più essenziale. Non abbandonare il corpo all'impurità, in nessun caso, in nessuna forma neanche minima, ma significa anche la famosa modestia. Modestia viene da modesti, cioè uno che è modesto, umile, quindi non veste di lusso. Uno che è modesto non è vanitoso perché tende più che altro a scomparire, non a mostrarsi, non ad attirare l'attenzione, no? Donne adesso in giro hanno tutti i colori. Le sopracciglia rifatte, le cose, alcuni si tatuano le sopracciglia, e poi gli zigomi, e poi le labbra, e poi li vedi da tutte le parti. E la chirurgia estetica adesso ci stanno, e i tatuaggi, e le tinte, tutti i modi possibili, con i capelli che girano. Cioè, oggi è veramente Allora, più siamo vicini al nostro essere naturale, d'accordo? Naturale, in base a come sono io oggi. Sono arrivate le rughe e sia fatta la divina volontà. Arrivano i capelli bianchi e sia fatta la divina volontà. I capelli si partono e sia fatta la divina volontà. D'accordo? Certo, adesso faccio un esempio ironico. Se una povera donna gli capita la disgrazia che c'ha la barba che sembra un rabbino ebreo, è chiaro che se la deve togliere, no? Per dire. Però occorre, come dire, una grande misura.
Gli tolgono la gloria, dice Gesù, mi sento defraudato della gloria. Adesso, non solo perché manca a Dio la gloria data con il corpo. Oh, qui ci sono tre glorie al Padre, detti subito, per riparare, con l'intenzione di dare la gloria che deve la creatura alla vostra divinità, che non gliela dà. E poi un'Ave Maria anche per dare alla Regina Madre quella gloria che le devono le creature. Una donna santa ha la Madonna come modello. Dio l'ha dato un modello perfetto. Allora tu ti devi chiedere, donna, quando, come dire, ti acconci, la Madonna farebbe così? E guardate che la Madonna era bellissima. Bellissima. Ma di una bellezza soprannaturale, non della bellezza mondana artefatta. E poi hanno recitato il credo, anzi non hanno recitato, l'ha fatto recitare nelle mani di Gesù, quasi a dire: ma tu ci credi veramente in Dio? Tu che stai tutto quanto attento sempre all'esteriore, alla vanità, al lusso e alla moda, no? Allontanata la nube nera dell'ingratitudine umana. E a quelli che dicono: no, ma queste sono cose esteriori, ma che ci fa? Gesù oppone queste parole: l'azione esterna ha tanta forza di penetrare nell'interno da formare una veste materiale all'anima. Attenzione! E cosa succede se tu sei vanitoso, indulgi al lusso e alla moda? Dici: ma che peccati ho fatto? Ma che ho ammazzato qualcuno? Ecco cosa dice Gesù: quando il tocco divino la tocca, non lo sentono vivo, perché hanno con la veste fangosa investita l'anima. Qual è la veste fangosa? La vanità, il lusso e la moda. E quindi non senti, quindi dice: ah, ma io sono freddo, sono arido, non sento Dio, non sento più niente. Dice: ti sei fatto l'esame di coscienza su queste cose? Se tu segui la moda, Dio non si fa sentire. Qui dice così Gesù. Se tu c'hai abiti di lusso, li devi mandare via, li regali, li smetti, fa qualcosa. Se tu sei vanitoso, la devi smettere. Devi togliere tutte quante le forme di vanità esteriore, tutte. Non sentono la vivacità della grazia e quindi che succede? Che la grazia o viene respinta, oppure resta infruttuosa e tu rimani sempre uguale. Ed è qui che Gesù dice: quanto è difficile godere piaceri, vestire di lusso esternamente e disprezzarli internamente. C'è una vanità, per esempio, un lusso anche nel cibo, no? Ci sono i cibi costosissimi, i cibi di lusso. Anche qui si aprirebbe una grande parentesi, no? Anzi, succede il contrario, cioè di amare nell'interno e di godere di ciò che dice, altro che non gli fa niente. Dice: no, queste sono cose esteriori, non mi fanno niente dentro. Sì, numero uno, fanno uno schermo, è come se mettessero un impermeabile all'anima che non sente i tocchi di Dio, e quindi o respinge la grazia come se piovesse sopra un kiwi, oppure resta completamente infruttuosa come se la versassi in un secchio aperto. Ma altro che non ti fanno niente. Tu amerai nell'interno e godrai di ciò che esternamente ti circonda. Quindi tu sarai molto attaccato a quel vestito, a quel trattamento del corpo, non lo so, a quella cosa o a quel lusso o a quella cosa che ti sei concesso. Altro che non ti fa né caldo né freddo. Gesù non dice così qui. Io lo so che qui ci tocca dei nervi aperti. E mette delle ditine sulle piaghe, ma qui specialmente dinanzi agli esempi e allo stile del mondo moderno che non ha più nulla di cristiano, e questo dobbiamo dircelo, tutti dobbiamo entrare nella propria coscienza e lasciarci scavare, interrogare, mettere in crisi, e
se vogliamo, in discussione da queste cose e fare risoluzioni concrete, urgenti, subito. Considera qual è il dolore del mio cuore in questi tempi, 1904. Andiamo a vedere le foto del 1904. Io l'ho viste alcune foto. Adesso siamo in periodi estivi, per esempio, di come la gente frequentava, le donne frequentavano anche gli uomini, le spiagge nel 1904. Se uno vede quelle foto, cioè, gli sembra insomma di stare non in un'altra epoca, d'accordo? Di più. E già nel 1904 Gesù dice: dolore di, in questi tempi, non vedere la grazia mia respinta da un sacco di gente attraverso questi comportamenti, quindi non attraverso altri comportamenti, attraverso questi comportamenti. E dice: chi fa così mi mette in condizioni di non poterla aiutare, di non potergli dare la grazia. E mentre la mia consolazione è soccorrere le creature e la vita delle creature è l'aiuto divino, le creature mi respingono indietro il mio soccorso e il mio aiuto. Entra tu a parte del mio dolore e compatisci le mie amarezze. Cioè, io leggendo queste cose e meditando, le sono abbastanza e santamente, speriamo, sconvolto. Perché insomma, con tutta quanta la presunta scienza che magari mi sembra di poter avere anche in ambito, diciamo, teologico, morale, spirituale, io un discorso di questo genere non sarei assolutamente stato in grado di farlo, cioè cogliere queste cose, cioè, sono molto molto più serie di quello che noi pensiamo. E qui, come sempre, se crediamo che all'autenticità di quello che ha vissuto Luisa, e quindi che qui sia Gesù che parla, certamente se si confrontano queste parole di Gesù, io mi ricordo lessi qualcosa, con per esempio l'estrema severità che tanti autori antichi, padri della Chiesa, avevano nei confronti di questo argomento, sulla base anche di alcuni passaggi, per esempio della lettera di San Pietro, no? Che diciamo così fa una bella requisitoria alle donne che si ornano con belletti esteriori, d'accordo, di vario genere, capelli, pettinature strane a destra e a sinistra, eccetera. E i capelli, per esempio, per le donne sono un altro cipicchia, un altro totem, d'accordo, dinanzi a cui si fanno adorazioni e sacrifici di ogni genere. Dice, adornatevi con la veste interna delle virtù e della modestia, scrive San Pietro nelle sue lettere, no? Sulla base di questi passi, molti commentatori antichi, insomma, hanno calcato parecchio la mano, no? Ecco, qui non si tratta, si tratta di scendere nella propria coscienza, di interrogarla bene, di lasciarsi scavare da queste cose, ripeto, e dopodiché, ecco. Se uno vuole fare la divina volontà, io voglio fare la divina volontà, voglio vivere la divina volontà, stai attento allora a queste cose, perché Gesù ha detto delle cose molto chiare, quindi certamente la divina volontà, se tu la lasci parlare, ti entrerà dentro e ti suggerirà di tagliare con molte cose. E questo bisogna farlo. Altrimenti non è altro che divina volontà, non si ricevono tante grazie da parte del Signore, non se ne tengono neanche, non se ne sente neanche l'arrivo, la presenza, il tocco, non ci stanno. Ok? E non è argomento marginale. Ama tanto queste sono cose esteriori. Ama l'abito non fa il monaco. Ama non sarà mica la fine del mondo. No. Sono problemi più seri di quanto pensiamo e quindi da affrontare.
Con Santa Vergine Divina Maria siamo entrati in un ambito dove tu anche hai parlato espressamente e dove molte sono le cose che hai da far comprendere, non soltanto alle donne, ma anche agli uomini che hanno questi problemi, anche loro e non pochi. Con il tuo esempio e anche con la tua delicatissima azione dentro le nostre anime. Possono restare dentro di noi queste suggestioni e soprattutto comprendere la serietà dietro l'apparente innocuità o innocenza di certi comportamenti che invece essi hanno, le conseguenze nefaste che producono nelle nostre anime e il dolore che danno a Gesù fino al punto e a te da richiedere riparazione. Concedici di prendere molto sul serio queste cose e anche di essere docili, flessibili. Vivere nella divina volontà non è semplicemente una velleità o un desiderio, d'accordo? E non è cosa per la quale basta fare qualche atto di unione o esteriore, ecco. Ci vuole una vita che trasudi divina volontà in tutti i comportamenti. E aiutaci, o Santa Vergine Maria, tutti a prenderne atto e a viverla. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.